Buongiorno, mi fa qualcosa di forte perché oggi devo fare proprio un video, veramente controverso, un video che farà incazzare molta gente, perché ovviamente, sa, come la gente non prende mai le opinioni personali giustamente, non le prende come quello che sono, delle opinioni, quindi mi serve qualcosa di forte. Sì, ragazzi, oggi devo fare un video brutto, perché so che molta gente mi odierà per questo, però a me non frega assolutamente nulla. Bene, 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 benvenuti in questo video. Io so già che avete visto il titolo e avete detto: "Qua, cavolo, questo qui non capisce nulla." Mettiamo subito il non mi piace prima che parte il video, prima che parte la discussione su Avatar. Allora, prima che mettiate non mi piace, fatemi spiegare. Allora, Avatar tecnicamente è bellissimo. Tecnicamente Avatar è uno dei film più belli che io abbia mai visto al cinema. Ha rivoluzionato il cinema. Ok? Tecnicamente Avatar è bello. Ci sono un paio di cose che vorrei parlarvi prima che inizi a dire cose negative su sto film. Prima di tutto, tecnicamente Avatar è forse uno dei film più belli mai fatti. Tecnicamente. Al cinema, io l'ho visto al cinema quando ero piccolo, l'ho visto al cinema. Ed era spettacolare il primo Avatar, e anche il secondo è spettacolare. L'ho visto al cinema, avete visto il mio video recensione in auto? Avete visto che io ho detto che è un bel film, anche quello tecnicamente parlando. Ok? Poi sono varie altre cose, l'ambientazione, tutte le caratteristiche microscopiche, tutti i dettagli, tutte le cose belle di Avatar, l'ambiente di Pandora. La fauna, la flora, anche tutte le tecnologie militari sono interessanti, sono fatte bene tecnicamente. Ok? Però a me Avatar, come serie di film, a livello di storia, che secondo me la cosa principale di un film è la storia, non dice nulla. Ok? Non dicono nulla quei film lì. Sono belli tecnicamente, però a livello di storia sono abbastanza vuoti. E io adesso voglio spiegarvi il motivo per cui penso che questi film siano abbastanza vuoti, perché adesso parlare male di James Cameron purtroppo è molto difficile, perché se tu attacchi James Cameron di fare una minima critica costruttiva, comunque una critica personale anche ai film di Cameron, sembra che tu attacchi, che ne so, Dio o Gesù, cioè per alcuni cinefili. Quindi io sinceramente dico quello che penso di un film, ok? E non lo dico perché devo fare l'alternativo, mamma mia, cioè se, oddio, se tu critichi ormai un film popolare su internet, lo fai perché devi essere alternativo, devi fare il finto critico delle cagate simili. Cioè, non è che voglio fare l'alternativo, io i film popolari li ho visti, cioè, ho visto Oppenheimer, ho visto quasi tutti i film di Nolan, quasi tutti i film di, ovviamente, anche James Cameron, cioè, non è che voglio fare l'alternativo, ok? Quindi parliamo del presupposto che secondo me il primo Avatar aveva delle buone basi, ok? Anche se la trama è semplice, aveva comunque delle buone basi per una saga futura, anche se comunque io penso che a livello di storia il primo Avatar sia una specie di Pocahontas spaziale coi puffi. C'è Sully, cioè no, c'è prima il fratello di Sully che muore, cazzo, la prima morte subito, anche se non la vediamo. Quindi il fratello morto deve andare su Pandora per un'operazione di colonizzazione. Purtroppo muore e al suo posto va suo fratello, e questo fratello qui deve andare su Pandora e collaborare con gli scienziati buoni, perché gli scienziati in questo film sono buoni, i militari sono cattivi, proprio caratterizzazioni fantastiche, cioè sono uno stereotipo del film anni 80 action. E praticamente questo militare, Sully, deve convivere dentro un avatar, una creatura simil Na'vi, che i Na'vi sono gli abitanti di Pandora, e deve entrare in questo corpo per convincere gli abitanti di una determinata zona di Pandora, che sono gli Omatokaya, non so, non ricordo mai come si pronunci bene, perché sembra quasi omeopatici come nome. Comunque, deve convincerli di andare via perché devono abbattere gli alberi dove sotto si nasconde una sostanza particolare, un astenium, non so, non ricordo come si chiama, raritanium di Ratchet & Clank praticamente. Quindi una sostanza miliardaria che nel mercato
legale americano praticamente ti salva un'economia disastrosa come quella italiana. È una bella trama praticamente di Pocahontas, praticamente, non è che c'è tanto da dire. Però a posto degli indiani americani ci sono queste tribù indigene che sembrano dei puffi che sono fatti di steroidi. Poi ricordiamoci che questi indigeni, queste creature che vivono su Pandora, che sono persone che vivono nude nei campi, sono dei puffi nudi proprio con gli steroidi, e l'unica arma che hanno praticamente è proprio un bastone chiodato. Cioè, riescono a sconfiggere una forza militare con dei bastoncini. Cioè, Madonna. Cioè, queste tecniche registiche io speravo che fossero morte, invece no, continuano a fare queste stronzate di oddio, c'è il popolo selvaggio che sconfigge un elicottero super tecnologico con un bastone, proprio così morti. Cioè, queste cose le fanno sia nel primo che nel secondo. Quindi a livello di trama è molto basilare, molto semplice, può funzionare per quello che è, anche se comunque la storia dell'uomo che va nella tribù selvaggia, si unisce a loro e sconfigge la forza militare cattiva, imperialista, capitalistica, l'abbiamo vista migliaia di volte. Ok, non la trovo originale, mi spiace, ma a qualcuno può piacere, ma a me non mi ha mai detto niente come trama. Ovviamente poi c'è Sally che ovviamente si deve fare la tipa del villaggio nei tiri, perché vabbè, bisogna rispettare i canoni degli stereotipi dei film americani, ovviamente, cioè, sempre. Quindi sì, io su questo il primo Avatar, perché lo posso salvare? Il primo Avatar aveva posto le basi, secondo me, per una serie molto più interessante, perché secondo me, come saga, poteva aprire un casino di film, un casino di nuove storie, nuove interpretazioni, nuove idee, come fu Star Wars. Star Wars, secondo me, è stato una saga di film che ha innovato sia a livello tecnico che a livello di scrittura, perché George Lucas, ricordiamocelo, lui usava la tecnologia per far andare avanti una storia, ok? A me sembra invece che James Cameron, da Titanic in poi, faccia storie semplici e siano tutto fumo e niente arrosto, perché comunque tecnicamente sono bellissime, però di storia è vuoto, è tutto fumo ma niente arrosto, è tutto un film vuoto con delle trame, anche delle idee registiche che sono anche belle e interessanti, però se la trama e la lore di base non sono buone, non è che, cioè, è tutto un castello di carte bello, fine, non è che c'è granché da dire. Poi c'è un'altra cosa, dopo il primo Avatar io pensavo, cazzo, con il secondo speriamo che facciano una storia più originale. No, assolutamente no, cioè il secondo Avatar è praticamente Cameron che copia se stesso, ok? E tutti diranno poi nei commenti, no, come fai a dirlo? Tu hai detto in quel video lì in macchina che era bello. Ma sentite, è bellissimo, ok? Tecnicamente è bellissimo, cioè tutti questi film vale la pena di vedere al cinema, per quanto siano belli tecnicamente, però a livello di trama, cazzo, il primo. Cioè, adesso c'è Sully che è diventato un Navi e deve scappare perché, oddio, sta tornando Quaritch, il capo militare del primo film, clonato in Navi perché vuole distruggerlo, perché l'ho ucciso, sono ancora gli umani su Pandora, ma la stessa cazzo di trama, cambia solo l'ambientazione, che c'è più acqua. Cioè, c'è Jake, adesso c'è la famiglia, ok? C'è Nitiri, i suoi figli, astri, brutti, che sembrano qui, qua, tra l'altro uno dei figli Sully ripete ogni 2 secondi la parola bro. Cioè, diventa un poco irritante proprio. Cioè, diventa veramente una delle frasi che vorresti proprio ascoltare per tutta la vita. Che devono andare a vivere in questo paesino del sud di Pandora, cioè è così, cioè nella baia napoletana, cioè cazzo di Pandora, con questi qua che oddio sono razzisti, mamma mia, c'è il tema del razzismo, perché oddio questi sono diversi da noi perché non vivono nell'acqua, questo c'ha 5 dita, cioè comunque dopo c'è anche la trama delle balene, oddio, al posto della roccia in rarità in un Ratchet & Clank, adesso c'è la sostanza delle balene.
Mamma mia, cioè, è proprio la stessa cazzo di cosa. Cioè, passi dall'aritanium all'olio di balena. Cioè, non cambia. Il succo del film è sempre quello. Pure la scazzottata finale, mamma mia. Cioè, sembra la scazzottata finale di un film di Bud Spencer e Terence Hill con gli alieni. Ma veramente, cioè, il secondo film è così. Mamma mia, cioè, sinceramente io non capisco la gente che lo reputi un capolavoro. È un bel film, cioè è una bella saga di film, però non è secondo me un capolavoro, che secondo me Cameron ha fatto meglio con i Terminator, secondo me. I Terminator, secondo me, sono film tecnicamente molto validi, con una trama molto più solida, secondo me. Questi film sembrano tipo Cameron che scopre l'Unreal Engine, è così, sembra veramente lui che maneggia con dei settaggi grafici ultra HD, però non c'hanno, però è solo quello, cioè un Cameron che maneggia con i settaggi grafici ultra HD di un videogioco. Ok, quindi io penso che questi film non siano granché, però siano belli a livello tecnico, e questo lo ripeto miliardi di volte, perché sennò la gente, oddio, stai criticando Cameron. Cameron non si può toccare, è incriticabile Cameron. Per me è criticabile. Per me gli Avatar non sono i suoi migliori film. E lasciamo stare Titanic. Titanic è bello, però anche lì sembra quasi una fanfiction scritta da una quindicenne, però quello si può passare, dai, può anche essere carino. Però gli Avatar veramente sono pesanti, sono veramente vuoti per me. Poi fatemi sapere la vostra, io purtroppo so che questo video sarà odiato da tanti esperti come Victor Laszlo, comunque anche altri amanti del cinema su YouTube, però a me non me frega niente, io dico sempre la mia opinione. Voglio sapere la vostra, quindi commentate, mettete mi piace e cerchiamo di creare una discussione seria senza insultarci, ovviamente, perché io capisco la gente che piace il film, quindi cerchiamo di non insultarci a vicenda.